Silenzio in aula! Parla in Napoli! Dicono è finita dalla panchina del Napoli, guardate Spalletti. Mi scaduti adesso i 4 di recupero. Va lungo Bonifazi. Tasto stop! Arriva la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions per il Napoli. La squadra più lanciata d'Europa che si riprende il primo posto in classifica e ha ritrovato definitivamente il suo uomo mascherato. 3 punti di marmo, granitici, fondamentali, perché vengono fuori in prestazioni di sofferenza. Amici stracandidi, vengono fuori da prestazioni di sofferenza e valgono doppio. Tiago Motta, vaffanculo. Tiago Motta di merda, mi sono cagato sotto fino all'ultimo secondo. È stata un'agonia contro una squadra imbarazzante, inguardabile, che però ripartiva bene. Il Napoli doveva pareggiare, figa. Io speravo nel pareggio, perché da come si era messa... ma sto Bologna è un rompicoglioni, ma ste cazzo di mortadelle sono rompicoglioni, veramente, ste mortadelle, Minchia, sono delle mortadazze questi qua, Sembra incredibile, ragazzi, ci sono stati 5 gol, perché ci sono stati 5 gol, e non li abbiamo presi tutti noi. Quindi già questo, dal mio punto di vista, è un passo in avanti. Coach Spalletti, che io reputo a mani bassissime nella top 3 degli allenatori italiani, fa una cosa che sembra banale ma è geniale, ovvero lui ha 3 attaccanti, diciamo potenzialmente titolari, butta dentro Osimhen e Osimhen proprio te la cambia. Non ho giocato io, però è come se lo avessi fatto. Ma io sto tremando, sto sudando, anche a fine partita sto soffrendo. Voi mi fate morire. Mi avete quasi fatto morire. Per me questa partita l'avrebbe persa il Napoli lo scorso anno. Quest'anno invece l'ha vinta con forza, l'ha vinta con capabilità, l'ha vinta anche con la fortuna, perché il pareggio anche sul rimpallo è fortunoso, ma la fortuna aiuta gli audaci. Sa chi lo cuvara scheglia che no treno, non si capisce, doppio passo, tunnel, 3 assist, cioè cuvara scheglia va giù. Ha messo i suoi compagni davanti alla porta una recina di volte, 10 volte, e non sono stati cazzo di segnali. Kvaratskhelia fa il Kvaratskhelia, oramai non si può più dire Kvaratskhelia è uguale a... No, Kvaratskhelia è Kvaratskhelia, oramai ha inventato una cosa sua Kvaratskhelia, che è un qualcosa di pazzesco. Silenzio in aula, parla in Napoli, pallorini, a me è sempre che l'ho là. Non hai fatto niente. No, se no, a me è sempre che l'ho là. Non hai risolto niente. Pallorini, è inutile che fai tutti sti conti. Te metto con, mamma mia, chi con il mio cuffio? Mamma mia, mi metto con il mio cuffetto. Vi è andata bene, vi è andata. Inizia la fase calante, state vedendo? Comunque, Napoli che ha vinto contro il Bologna, che non meritava assolutamente la sconfitta, ha giocato veramente una bella partita. Ci ha pensato Osimhen a dare i 3 punti ai napoletani. Vince sempre, segna sempre, diverte sempre, lotta sempre, tira sempre. Praticamente questa squadra è un continuo, il Napoli è un continuo. Non è un caso che ha fatto tutte queste vittorie consecutive. Il Napoli scende in campo per prendere il 3 punti, salutare e andare via. Signorie, io bevo, io brindo alla salute del Napoli. Brindo alla vittoria di un Napoli che vince e convince. Hanno vinto ancora, secondo me meritatamente. Raga, ora
testa al Milan, l'unica vera squadra di Milano. Sempre forza Milan! Mamma ro Carmen. Mamma ro Carmen. Mamma del Carmine.